chiamò. Di Boston è il furore, ma da web mandiamo il nostro radio show. Beh, in onda in tutto il mondo, certo. Un conduttore un po' sfigato, ma l'altro invece ce l'hai. No. Ce l'hai con me? Ce l'hai con me, fammi cantare. L'umorismo assicurato, così ti sfaghi un po'. Yeah. Il giovedì è l'appuntamento fisso con l'Italia, chiamò. Buoni italiani puntuali, eh. A posto sono le due, ma in Italia sono le otto, guarda un po'. Ma non era meglio il TG1? Ma credo di sì. Tra la musica e l'attualità vedrai si riderà. Lo svago assicurato, sto show divertirà. E al piano, Pasquale Strizzi. Bella sta sigla, eh? Beh sì, è bella, niente male. Sta sigla è proprio bella, sei la scritta chi conduce questo show. Modestamente. Sono Stefano Marchese, Emanuele Capuano, guarda un po'. Father Rich ha già chiamato il cuoco cucino. Andiamo insieme a tavola, fratelli. Amen. Pulcinella l'emigrato, ma di che paese son? Oh. L'Italia chiamò e l'Italia chiamò, no? Eccoci qua! Buona settima puntata da Emanuele Capuano e Stefano Marchese. E benvenuti all'Italia chiamò, il programma radiofonico in italiano in diretta da Boston in tutto il mondo, via web. Via web, come sempre. Come ci ascoltano? Vabbè, chi ci ascolta chiaramente già sa come ascoltarci, ma sulla live radio di Zoomix Radio, ogni giovedì alle 2, dalle 2 alle 4 del pomeriggio, ore 20 italiana, al posto del TG1. Ragazzi, Emanuele Capuano ha un nuovo capello e si è sbarbato. E devo dire che è strano, sì, fa strano. Oggi mi sento fico perché abbiamo degli ospiti molto fighi. Molto fighi, quindi ti sei imbellettato. Hai capito? Ma chi abbiamo in studio con noi? Oggi abbiamo una colonna portante della radio. Ammazza, si è spenta la musica, sentite che paura, ragazzi. Ammazza, una colonna portante della radio qui a Boston, perché ora poi spieghiamo anche dove ci possono ascoltare i nostri ascoltatori, sul blog l'italiachiamo.wordpress.com. e noi dell'Italia Chiamò non potevamo non esimerci, si può dire? Ma come sei dotto? Come sei colto? Sono colto perché l'ospite oggi mi prende. Ti prende? Mi prende. Hai capito? È la colonna portante, diremmo quasi un dinosauro. Dillo. Da un'era passata. Da un'era glaciale. Da un'era glaciale. Da un'era glaciale. Ma lei non è glaciale, è molto focosa. Attenzione a quello che dici. È una patata bollente. Noi diremo due ceffoni, che dici? Signore e signori, all'Italia chiamò Rosetta Romagnoli. Grazie. Benvenuta. Grazie. Ma voi avete visto la battuta che hanno fatto? Era glaciale, come dire che io vengo da assolutamente. Ma perché vieni da fuori? Capito, e fuori oggi capito, e per quello. Comunque ringrazio. Grazie a te per avermi invitata e quindi sono pronta alle vostre domande. Ora qui parlo abruzzese o parlo di italiano? Beh, si può alternare. All'italo abruzzese. Allora, Rosetta ci ha portato un bellissimo libello, un bellissimo libro che dice in onore al Rosetta Romagnoli e i suoi 30 anni nel broadcasting. Sto sfogliando, ci sono molte foto anche con Bush, l'arrivo di Rosetta negli Stati Uniti nel 64 e cosa hai fatto per la radio. C'è anche il gatto della Romagnoli, si chiamava Micia. Un bellissimo gatto. Posso portare allora il mio cagnolino? È il tuo cagnolino? Dobbiamo fare le foto con loro. Non credo insieme. Non è una buona idea. Allora, una domanda molto importante. Come hai trovato la comunità italiana allora, a quel tempo, e la differenza con quella di oggi? Poche battute. Va bene, parliamo di mezzo secolo fa. È difficile sintetizzare. Adesso qui sono dettagli, Rosetta, mezzo non ti preoccupare. No, è una cosa importante. Quindi certamente la comunità italiana, almeno che era ristretta in quella che era il North End, perché allora non è che si era dispersa un po'. Sì. Era ancora nel North End, insomma.
la zona non era come oggi, era... Mm-hmm. Come posso dire? Dillo. In Abruzzese. Lo dica in Abruzzese. Spurcarella. Spurcarella, cioè il ghiaccio durava fino a maggio, si sporcava, insomma, e faceva molto freddo, questo devo dire. Comunque era una comunità molto calda perché ci conoscevamo tutti. Quindi, anche se poi i calabresi stavano con i calabresi, gli abruzzesi con gli abruzzesi, Better Street e qualche altro posto lì intorno. E non so, i siciliani, però c'erano anche molte rappresentanze della comunità ebrea, e, insomma, non quella irlandese perché stava a South Station. Sì. Comunque, insomma, era abbastanza. Era una domanda a questo proposito. Era una famiglia. Ecco, diciamo, questo mi interessa. Perché non so se uno stereotipo è la verità. Dimmi. Ma gli italiani, quando arrivavano, tu dici era una famiglia, quindi c'era tanto un grosso senso, insomma, di unione, ci si dava una mano, sì, ci si aiutava. Appunto, ma il fatto per cui poi col chi arrivava veniva dove già stavano gli altri, perché erano le famiglie che praticamente richiamavano i parenti. Quello era no? il gancio, ecco. Insomma. E quindi magari la prima famiglia si è legata a un'altra famiglia. Insomma, un poco come mamma, se dici quando la ranocchia fanno gli... I figlioletti, ho capito, le cose, le file dei figlioletti. Traduzione, la ranocchia. Dall'abruzzese all'italiano. La ranocchia fa i figli. Fa i figlioletti. Cosini, come si chiamano quelli col cosino? I girini. I giri piccoli sarebbero. I girini. Ecco, allora una pisa all'altra. Esatto, no? Capito, tutti i giri. Romagnoli, io l'ho appellata come una persona molto focosa, molto energica, perché lei ha un tema molto importante da dirci, che sono le donne. Ci parli un po' il rapporto tra le donne e la radio negli anni in cui era arrivata qui negli Stati Uniti? Questa è una domanda che mi piace, perché io penso che la radio, quando io sono arrivata, c'erano già dei programmi e c'erano delle persone, insomma, abbastanza colte, facevano dei buoni programmi, persone molto, come posso dire, brave, nel senso, come persone magari un pochino meno sofisticate in quello che era la presentazione e tutto quanto. Però devo dire che le donne... Intanto abbiamo altri ospiti, ecco, le donne praticamente passavano la loro vita, diciamo, ad allevare figli, se loro andavano a lavorare nelle fabbriche, un piecework, esatto. Quindi praticamente le nonne guardavano i figli. Ho capito. Devo dire questo, che a quel tempo, ecco, questo non lo so adesso se la devo dire adesso o più tardi, il fatto è che io, quando ero in Italia, si diceva, molte donne tornavano a casa, cioè, dall'America, da Boston, ritornavano al paese, diciamo così, no? E c'era una frase che si ripeteva: è revenuto perché ne fa l'aria. Traduzione dell'abruzzese, allora, l'italiano. Questo è difficile pure per me, eh? È ritornato perché noi fa l'aria. Perché non gli fa l'aria. Non le fa l'aria. La fa l'aria dove? In che senso? Che praticamente non stava bene, aveva dei problemi. Aerofagia. Adesso, aerofagia. Cosa dici? Fa l'aria. Guarda, questi sono indisciplinati. Ma siete proprio cattivia, no? Dunque, cioè, praticamente erano depresse, era questa la parola. Però non è che la gente sapeva, i mariti, non esisteva la depressione. Certo. Quindi non sapevano la lingua, stavano in casa, stavano in fabbrica, prendendo cura dei figli. Era una vita molto dura. E i bagni stavano fuori, erano di legno, gelava ogni volta che andavano qui dentro. Capito? I bagni dovevi andare nel North End, lì in quella piazzetta dove sta la statua di Paul Revere. Quindi era una vita molto sacrificata. Quindi, gli uomini andavano, le donne si lavavano in casa. Quindi non era una cosa. Quindi facile. La radio è stata molto utile per le donne. Certo che era utile. Era utile perché praticamente portava loro parte l'aria di casa, l'aria italiana. Quindi non solo una radio solo per i maschi la domenica, ascoltare il calcio. Il calcio non c'era allora. Il calcio l'abbiamo fatto noi alcuni anni dopo, ma allora non c'era. Però l'uomo usciva, andava al caffè, andava a fare la birra, all'Uparchit, capito? Una partita a scopa, capito? Faceva una carta, certo, a scopa, e lì si intrattenevano, ma le donne no. Quindi le donne, a forché che vino fuori a fare le pizzelle, le ferratelle. Ma capito? Parliamo oggi, perché... Quindi, allora, diciamo così, che la radio è stata molto importante, perché queste donne al suo lavoro ce la portavano, la radio ascoltavano i programmi, a casa l'accendevano e
quindi è stato un aiuto psicologico che è stato dato. Quindi oggi ne parlavamo qualche tempo fa. Tu una volta organizzi una festa della donna. Una delle tue lamentele è stato il fatto che te prepari la giornata della donna, non so che cosa, spiegami meglio. Fallo dire a me allora, perché se tu lì mi sta imbecciando il cervello, noi mettemmo su questo gruppo di donne che la cui associazione poi si chiama Apruzzo, non si chiama gruppo di donne, perché quello è un altro che è nato dopo. E quindi mettevamo insieme, ma facevamo molti programmi molto validi con Wesley College, quindi facciamo delle cose anche abbastanza corpose. Però ecco, avevamo imparato una cosa dall'esperienza, che era bene fare le nostre riunioni di domenica dopo mezzogiorno, in modo che le donne potevano stare in casa, le signore di casa, le padrone, non lo so come devo dire, stavano a casa a cucinare per i mariti, quindi preparavano tutto e dopo uscivano, venivano alla festa, quindi alla riunione. Alla classe che facevamo Wesley, qualche cosa insomma, e quindi ci sentivamo tutte più libere perché avevamo svolto il nostro compito di moglie. Mamma mia, ma va bene, eravamo abituate. Mo se la vai a dire a mia figlia, me la botta in capo. A questo proposito, abbiamo una telefonata. Ascoltatore, prego. Di sì. Pronto? Sei in onda? Pronto? Oh, una donna. Ciao Lorella, ciao, sono... Ma non c'è Lorella? Ho chiamato apposta Lorella Cuccarini, la mia preferita. No, Lorella Cuccarini, ma come Lorella Cuccarini? Non è Lorella Cuccarini. Questa è l'Italia chiamò. No, è chiamato apposta da Lorella Cuccarini. Me la puoi passare per favore? Mesi che c'è da prendere la linea. Sì, abbiamo Lorella Cuccarini. Rosè, fa. E chi devo dire? Fa Lorella Cuccarini, che ne so, di qualcosa. Non la conosco nemmeno. Credo che voi abbiate. Come ti chiami, innanzitutto? Io mi chiamo Nadia. Nadia, da dove chiami, Nadia? Da Roma, fantastico. L'Italia. Guarda, sì. Nadia, ti ringraziamo per aver chiamato, ma questa purtroppo non è la trasmissione di Lorella Cuccarini. Cioè, questa è l'Italia chiamò. Pronto? Nadia. Ma sono mesi che sto cercando di prendere la linea. Ma mi sa che hai sbagliato numero, Nadia, perché questa è l'Italia chiamò. Lorella Cuccarini non c'è. C'è Rosetta Romagnoli, non è Lorella Cuccarini. Abbiamo dei ballerini che tra poco interverranno in radio, però Lorella Cuccarini non c'è. Vabbè, comunque grazie per averci chiamato. Basta il pensiero. Salutaci Lorella se la trovi. Grazie, ciao Nadia, ciao. Ciao. Ma come io non capisco. Questi sono i misteri del... Comunque, ora, i nostri ascoltatori potrebbero chiamarci anche su Skype, ai nostri account Skype, per ora... perché i nostri personaggi a volte sono falsi, ma questi sono veri, sono apparentemente incomprensibili. Apparentemente. Che poi si scoprono veramente tali. Cioè, abbiamo visto che la nostra satira non è così lontana dalla realtà. Ecco, abbiamo parlato di talenti in fuga e anche dei talenti, quelli che restano spesso in Italia o magari si fanno un'idea sbagliata degli Stati Uniti. Ne abbiamo parlato molto con Rosetta Romagnoli. Noi ricevevamo un sacco di lettere da ragazzi dall'Italia. Vogliamo chiudere il nostro collegamento. Rosetta, com'è la realtà italiana oggi della radio? Di cosa ha bisogno? Io penso che la radio dire. Quando abbiamo fatto la radio valeva per quei tempi. Adesso come adesso non potrei darvi consigli, anche perché la tecnologia è cambiata tutta quanta. Io non distingo un telefonino da un'altra cosa, capirai. Comunque, quello che voglio dire è che voi vedo che state facendo un buon lavoro. Grazie. Rosetta Romagnoli. Noi abbiamo sgobbato un sacco per fare le nostre trasmissioni. Immagino. Però ti voglio dire una cosa, che l'abbiamo anche rinnovato i programmi qui. Perché questo lo voglio dire, mi dovete dare il tempo. Assolutamente. Quando noi abbiamo portato i programmi dall'Italia in diretta. Forse i signori qua lo sapranno, ma comunque abbiamo usato il cavo che era usato da Ruggero Orlando. Ruggero Orlando vi parla da New York, non so se ve lo ricordate. Un saluto da Ruggero Orlando, me lo ricordo quando ero bambino. Sono più vecchio di te, cara. Altro che. Quindi praticamente l'ho scoperto io. Ruggero Orlando, abbiamo scoperto. Quindi praticamente ci siamo messi d'accordo con la Rai e praticamente abbiamo usato il cavo usato da lui per portare, diciamo, le notizie dagli Stati Uniti. Lui a New York, a Roma.
usarlo da Roma per portare i programmi in diretta come il noticiario e lo sport. Quindi è stato un grosso salto di qualità. Complimenti. Quindi di lì poi siamo andati avanti facendo altre cose, con interviste, quindi abbiamo avuto anche dei personaggi abbastanza importanti con noi alle trasmissioni. Complimenti. Complimenti. Senti, io voglio farle un regalo. Di dove sei tu, Rosetta? Di Sulmona. In Abruzzo, provincia di L'Aquila. Di Sulmona, vicino alla stazione Andrea d'Acqua, alla fabbrica di Mario Pelino. Vicino alla fabbrica di Mario Pelino. Ma noi abbiamo un regalo per lei. Prego. Che cosa? Ma guarda, noi abbiamo di solito un esperto. Abbiamo l'esperto. Abbiamo l'esperto di dialetto abruzzese. Visto che tu sei abruzzese, esatto, e lo invitiamo? Lo facciamo entrare? Prego. Lo mandiamo? Eccolo qua. Buongiorno, buonasera, il professor, abbiamo in studio Larro Sticino, Larro di nome, Sticino di cognome, della Facoltà di Lettere di Pescara. Buongiorno e grazie per essere all'Italia Chiamò. Grazie a voi, grazie. Ecco, noi nel corso delle puntate abbiamo cercato di tradurre un po' le varie località regionali, le varie accezioni che servono poi al turista per andare in Italia, certo, no? Certo, sono certo, cose certo. Che bisogna sapere. Se noi, qualche modo di dire in abruzzese, lei che è un esimio ricercatore sui linguaggi, per grazie. Dire sbrigati o fretta. Muvete. Se lei vuole, se il turista vuole spendere di più e ha bisogno di dire sei tirchio. Beh, questa è una frase che ricorre spesso, insomma, nel nostro dialetto e di solito si dice tiluricci in zaccoci. Ecco. No, ma se dice pure cistitica. Brava, vedo che la collega è esperta. Ah, quindi cistitica che potrebbe essere sei stitico. Cioè, sei stitico, tirato anche da quella porta. Anche sì. da quella parte. Voi andate, ma va, voi andate. Vuiet. O abbiete. Se lei è d'accordo con me. Ecco. Ma io non voglio. Comunque, è molto importante quello che Rosetta Romagnoli. Sì, perché è un confronto anche, tra certo. una colonna importante della radio con un professore. Grazie, no, grazie per il professore. Insomma, ecco. Adesso basta. Moavast. Concorda con me. Se volete avvicinare i bambini, ehi bambino, vieni qui. Alubardavi, ecco. Se stai a Coriano Sigrici, Cigo, vieni qui. Cigo. Oh, mamma mia. No, spagnolo. Ce lo ripete per favore, Rosetta, perché questo è importante. Se stai a Coriano Sigrici, sì. che è un altro paesetto là. Sì, vicino. Ah, ecco. Ecco. Dici Cigo, via ecco. Vedi, capisce che l'Abruzzo è un piccolo mondo, si divide in piccolo, esatto. Anche spagnolo. Esatto. Tutte le lingue derivano dall'abruzzese, lei lo sa. Chiudiamo con un invito a ragionare. Perché qui abbiamo una... È molto difficile, Rosetta Romagnoli. Un invito a ragionare. Beh, c'è un'espressione abruzzese tipica che si dice «Lo padre etern t'ha fatte la cocce». No, per separare le orecchie, ma per ragionare. Grazie per la sua prego. Esimia teoretica esposizione. Grazie. Ringrazio la collega qui presente. Ma dovresti dire che cosa significa, però non credo. Sì, che il Padre Eterno ti ha fatto la testa per separare le orecchie. Non per separare le orecchie, ma per ragionare. Vi voglio lasciare con un regalo, con un grande poeta abruzzese. Mm-hmm. Non parliamo di D'Annunzio, ma parliamo di un grande politico, un grande una persona che ha fatto la storia, ecco. Mm-hmm. Ve lo mando subito, ecco. Prego. Questo è un regalo che faccio, un omaggio che faccio io. Grazie per essere stato all'Italia Chiamò. Grazie a voi. Ma non hai capito un cazzo. Io ho pensato anche ai cazzi miei, a me me ne frega, perché di dire pensare anche ai cazzi suoi, mica pensa a me.
che cazzo te ne fottere qui? Tanti questi sono tutti malviventi, questi pensano solo i cazzi loro. Fattono poco le cazze tu e non rompere i coglioni più. Ecco, capito. Questa l'ho detta apposta. L'ha detta apposta, ma mica, capito, ma l'ha detta apposta, Rosetta, quello era. E quello, no, niente, non si preoccupa. È un politico molto importante che aspira a essere una colonna importante della storia italiana recente. Purtroppo. Noi abbiamo colonne importanti più importanti. Mi scusi il chiasmo che noi abbiamo in radio. Vabbè. Chiasmo, ma che dici parola? Chiasmo a chi? Cioè, abbiamo un ospite, trattala con rispetto. Che è chiasmo? Che dici? Ho detto chiasmo. Allora ringraziamo Rosetta Romagnoli per essere stata con noi. Grazie Rosetta. Mandiamo un po' di musica. Musica. Arriva Mr. Clean di Marcus Miller. Eccola qua. All'Italia chiamò. Ve l'ho mandata. C'è anche il countdown, senti. Ah sì. Hai capito sto ragazzo come ti slappa, mica no? Slappa! Hai capito? Marcus Miller, attenzione, attenzione che... Me lo voglio ascoltare tutto. Sei in preda ad un attacco di funky. Non fare così, slappa. Mi spaventi un po'. Mi declini il verbo slappare. Io slappo, tu slappi e gli slappa. Passato remoto. Dai, su, no, mamma, perché mi devi prendere? Sleppai? Io sleppai. No, slappasti. Io sleppo. Io... Io sleppo, tu sleppai. Non svegliamo, capito, l'arcano. Allora, Arcano. Sì, questo è antico romano, arcano. D'arcano. Arcano. Allora, abbiamo salutato Rosetta Romagnoli e passiamo da un ospite... Li moltiplichiamo qua gli ospiti, da uno a due ospiti, mm-hmm. Poi arriveranno quattro... 8, via la matematica. Ci sembra come il nostro cuoco Jean-Paul Lavater, che durante una delle puntate natalizie moltiplicò i pesci, i 7 pesci, solo da una spina. Noi moltiplichiamo gli ospiti. Noi moltiplichiamo gli ospiti. Facciamo miracoli. A proposito di miracoli, fammelo ricordare. Perché, ricordalo. Un piccolo avviso: i nostri ascoltatori, se sono scontenti dei regali ricevuti a Natale, sì, questa è una cosa importante. Possono ricevere un regalo, un omaggio dall'Italia Chiamò. E ve lo ricordiamo: menzionate nell'email il vostro indirizzo dove potervelo spedire. E il regalo è vero, eh? Ti mandiamo una piccola Rosetta Romagnoli, tascabile. Una piccola Rosetta Romagnoli. Una Rosetta Romagnoli, tascabile, piccolina, e noi impacchettiamo e portiamo là. Si lamenta. L'abbiamo mutata, l'abbiamo capito? Le abbiamo levati i microfoni, Rosetta. Quindi sta dicendo parolacce. No, questo no. Tra l'altro Rosetta ha una sciarpa fantastica, ragazzi, che invidio. Voglio la tua sciarpa, Rosetta. Rosetta Romagnoli sta andando via, la ringraziamo ancora una volta. Bene, allora l'Italia chiamò. Cos'è l'Italia chiamò? L'Italia chiamò è una caciara. L'Italia chiamò. Il motto dell'Italia chiamò. Il motto dell'Italia chiamò. Un nonsense. Dire sempre la verità. No. Dire sempre la verità? È il nonsense. Il nonsense di un'Italia lontana ma vicina, che in realtà è dentro ognuno di noi. Ennio Flaiano. Sai chi era Ennio Flaiano? Certo, lo so che è Ennio. Diceva che nel nostro paese la forma più comune di imprudenza è quella di ridere, ritenendole assurde delle cose che poi avverranno. Quando ti coltizzi in questo modo mi spaventi un po'. Per esempio, nessuno avrebbe creduto 60 anni fa, quando nell'arrivo di Rosetta Romagnoli negli Stati Uniti, sembrava una cosa assurda, invece è una cosa che si è avverata, come sua colonna portante. Questo è importante. Lo so che mi stai guardando con quella... Ti guardo con l'occhio perso nel vuoto. Con l'occhio perso, ma sei stanco? No, non sono stanco, perché? Sai perché dico che sei stanco, secondo me? Perché? Perché ieri, noi tutti, la comunità italiana a Cambridge, Massachusetts... Sì? Al Riles Jazz Club... Non c'ero. Come non c'eri? Non credo, non c'ero. Abbiamo visto un grande concerto. Un grande concerto di Stefano Marchese, veramente in forma, con i Sang Deep, un gruppo di musica a cappella che abbiamo avuto ospite la scorsa settimana. Tra l'altro abbiamo ricevuto più di 1000 click sulla pagina Facebook. Vi ringraziamo per questo. Sang Deep, vi ringraziamo. E mi dispiace, io mi sono fatto prendere ieri, io non te l'ho detto, mentre tu firmi, c'era una fila lunghissima per tutto, per firmare, per ricevere Emanuele gli autografi. Capuano, sei un infame. Ricevere gli autografi, tu firmavi i CD, sì. E io stavo firmando il tuo libretto di assegni, non fa niente. Vabbè, poi facciamo i conti. Facciamo i conti dopo. Presentiamo gli ospiti. Non sto più nella pelle. Eh sì.
ti faccio una piroetta. Una piroetta? Ti faccio una piroetta qui, per te li presento in piroetta, in grand jeté. Facciamo l'aula, in grand jeté. Non so che ho detto, però vabbè, poi ce lo spiegheranno. Qui all'Italia chiamò, e questo lo devo dire perché è molto importante, per gentilissima concessione del Boston Ballet, abbiamo qui con noi i primi ballerini del Boston Ballet, nonché ex primi ballerini della Scala di Milano, Petra Conti e Eris Neja. Buonasera. Buonasera, buonasera ragazzi. Buonasera, grazie per essere venuti. Grazie a voi. Per aver accettato il nostro invito. Sono contentissimi di essere qui. Grazie. Noi contentissimi di avervi. No, ma l'emozione è molto bella, perché ci rende contagiosi della vostra passione per quello che fate, per quello che avete fatto al Teatro La Scala e nella vostra carriera antecedente alla Scala. Vedi, io credo questa, io loro li ho catturati al volo, li ho conosciuti da poco, ma li ho subito incastrati. Ho detto: voi dovete venire, l'Italia chiamò. Noi parliamo di italiani all'estero, siamo partiti parlando di italiani a Boston, e poi però siamo diventati sempre più internazionali, diciamo così, abbiamo abbracciato un po' tutti, siamo diventati un po' la voce degli italiani all'estero in generale. Si parla spesso di un'Italia in crisi, no? Voi, spiegatemi questa cosa, perché questo adesso sono curioso. Voi eravate i primi ballerini alla Scala. Avete, no? Lasciato, no, dico, lo vogliamo dire. Un rapporto a tempo indeterminato con la Scala. Che se io job primo, for life, dicono gli americani. Esatto. Cioè, tu immagini io primo ballerino alla Scala, tu mi ti immagini a me? No, io mi sarei piantato alla mia poltrona con la pensione, con le radici, con le pantofole. Esatto, capito? Così. E invece voi avete lasciato la Scala e hanno trovato un posto straordinario al Boston Ballet. Petra. Ci piacciono le sfide. Ma è una sfida vinta, tra l'altro, ragazzi. Sì, bisognava provare qualcos'altro. Qualcosa di nuovo. Sì, sì, ormai sì. Era diventato un accontentarci. Non accontentarci. Avevamo raggiunto praticamente tutto. E come si dice qui in America, challenge, no? La sfida. Certo. E quindi niente, riniziamo da capo adesso. Da capo, ma con da una grandissima, no, carriera alle spalle. Sì, sì, tra sì. L'altro siete giovanissimi. Sì. Tu, Petra, quanti anni? Io non si 25. Chiedono. 25. Oh, che bello. Che però mamma sono mia. Già sposata. Sei già sposata. Quindi, cari ascoltatori, che fra poco caricheremo le foto su Facebook. Non ci pensate neanche. No. Cioè, manco, anche perché se no il marito vegonfia, come vegonfia. Si dice. Eh? E chi è il marito? Chi è tuo marito? Ecco, seduto qui accanto a me. Guarda un po'. Colleghi nel lavoro, colleghi nella vita. Eris Neja è il suo marito, hai capito? Sì, sono venuto apposta per tenerla. Hai capito. Allora, ragazzi, io so che voi avete due storie interessantissime. Vorrei partire da Eris, se non ti dispiace. Eris, tu sei albanese. Trapiantato, sì. In Italia? Sì, da quando avevo 15 anni abbiamo deciso con tutta la famiglia di trasferirci in Italia. Mio padre già viveva in Italia, si era trasferito prima come migrante, poi ha trovato lavoro, ha fatto i documenti, ha fatto tutto quanto, e è arrivato un punto che dovevamo decidere cosa fare, se tornavamo, se andavamo tutti, sì, in Italia. Abbiamo deciso che andavamo tutti in Italia, soprattutto per le nostre scuole, anche la mia, che poi sono andato subito alla Scala. Quindi tu avevi studiato precedentemente danza, la passione per la danza nasce dall'Albania? Sì, 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 sì. Io da quando avevo 10 anni ho iniziato la scuola in Albania, ho fatto metà scuola a Tirana, all'Accademia di Tirana, e poi nel 97 mi sono trasferito in Italia e ho tentato la Scala. E lì ti hanno preso la poi. Scuola. Ho letto un po' in giro, tra i vari le ricerche che si trovano su Google, che è grazie a uno zio che ti ha coinvolto nella passione, sì, della danza. Sì, è sì, vero? Sì, avevo mio zio nella scuola di ballo in Albania, che è un insegnante, e un po' con lui, un po' con la curiosità, mi hanno visto tutti gli insegnanti, ah sì, sì, può fare benissimo il ballerino. A me mi incuriosiva la cosa, ma ai tempi ero comunque abbastanza bambino per saper bene a cosa andavo incontro. Ho iniziato piano piano, è una cosa che non ho più lasciato, ovviamente. Pensa queste le cose della vita. L'hanno detto anche a me. Ma hanno visto e detto: tu vuoi fare il ballerino? Sì. Hanno detto: ma tu scusa, perché mi hanno chiesto, ma perché non fai il ballerino? Sì, e poi sì, vedete che hai il portamento da ballerino. Sì, bravo, ma me l'ha detto Eris Neja, ragazzi. Aspetta, poi
Cioè... Sbagliate, perché voi non sapete ogni puntata la sbobba e il paninozzo che si fa a microfoni spenti. Ma quello è perché mantenere però... il fisico. Ma cosa ti sei portato? Ma quello ce lo facciamo anche noi. Hai capito? Oh, hai capito? No, è, ma... da ballerino, è il sangue ballerino. Guarda la lasagna tutta per lui. Buon. Hai capito? Mi sono portato la lasagna. Ma dove mi vuoi andare con quella panza? Ma se no non mi viene il gran jeté, non mi viene il plié, non mi viene la. A proposito di fisico atletico, sì. I nostri ascoltatori spesso si chiedono. Com'è la vita dal punto di vista dell'esercizio fisico di un ballerino ogni giorno? Come è iniziata la giornata? Chi mi vuole rispondere? Petra? Ma... Posso dire una... Sì. Non so se è una parola... Una mazzata. Una mazzata, non è una parolaccia. Siamo abituati a di peggio. È abbastanza dura come vita. Immaginiamo. Perché facciamo un lavoro fisico veramente pesante sul ma nostro fisico corpo. E psicologico, sì. Anche. Ecco. Perché comunque avere a che fare con gli artisti è che fare con i pazzi dentro un manicomio. Esatto. Ne sappiamo qualcosa. Devono lavorare insieme, costruire esatto. qualcosa. Tu pensa che ce l'ho davanti tutti i giovedì, quindi lasciamo perdere questa cosa, guarda, cioè, ragazzi, sì, è un trauma. Almeno questo. Tu c'hai mezzo tavolo che vi separa, non è anche quello. Capito. Noi siamo a contatto fisico. Ah, perché l'anno scorso feci uno spettacolo di commedia dell'arte con un gruppo di musica folk, sì. Si chiama i Newpoli, che spero avremo. Salutiamo. Salutiamoli. Ho fatto un pezzo di ballerino, ma era più danzante di tarantella. Sì. Stava a morì. Perché? Non ero più abituato. Ma se io faccio una rampa di scale e mi sfiato, cioè lasciamo perdere, ragazzi, non parliamo di allenamento. Io ogni mattina faccio il saluto al sole, yoga. Fai il saluto al sole? Ma sì. Quando c'è la nebbia? Lo faccio nel letto, sotto le cose. Allora non vale. Come non vale? No. E quindi torniamo su Eris. Eris, quindi tu arrivi in Italia, ti diplomi alla scala, io giusto? Mi sono diplomato alla scala e... Ho continuato poi la mia carriera direttamente lì, perché già quando ero nella scuola già la compagnia mi ha chiamato praticamente sempre a fare tutti i balletti della stagione e ho continuato sempre con la scala, la mia carriera piano piano è cresciuta. Mi sono allontanato un anno e mezzo per andare a fare un po' di esperienza all'estero come ospite, perché avevo diverse proposte come ospiti per brevi periodi per fare determinati balletti. Allora ho fatto questa esperienza, ma poi sono rientrato subito e ho continuato con tutti i balletti. C'hai ripensato, hai detto fammi fare i fatti miei. No, era una cosa che andava un po' fatta. Però non era per sempre, era come un arricchimento artistico per me. Ho capito. Sbaglio, Petra, o hai lavorato con Raffaella Carrà? Sì. Raccontaci un po'. È fantastica Raffaella, io l'adoro. Lei ti ha insegnato a fare il casquet. Il casquet. Sì. Perché Raffaella Carrà abbraccia varie generazioni di telespettatori. Io che sono nato nel 75, te negli anni 80. 4. 84. Vabbè, ecco. gli anni 80. No, precisiamo. Perché, cosa ti ricordi di Raffaella Carrà? Raffaella Carrà. Tarararà. Cara Maria, direttamente da Buenos Aires, tua sorella è qui. Capito, piagni stego. Perché io già ero grandicello, io mi ricordo. Ragazzi, avete una qua che ha pianto, ha fatto la stessa scena in diretta. Sei fantastica. Cara Petra, cos'era successo? Roberto Bolle è qui. Allora ti racconto questa cosa. Mentre mi documentavo su questi ragazzi, mi compare questo video con Raffaella Carrà. Ha detto no. Ha detto proprio no. Apro il video e c'era Petra, bambina. 15 anni. Una petrina. Una petruzza. Una petrolina. Ecco. E col tutù e tutto, tutto, capito? Tutto ballerinesco, capito? Uh-huh. Tutto bello preciso. Con la seconda posizione, tutto proprio. Sì, tutto impostato. Esatto. E c'era Raffaella Carrà e diceva. Cara Petra, abbiamo bla 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 bla. A un certo punto esce fuori Roberto Bolle. Ma veramente? Con tutte le bolle, una cosa incredibile. Cioè, bel ragazzo, per carità, Però tutte ste bolle, un po' troppo. Troppe bolle, capito? Fatta battuta! Fatta battuta!
E quindi raccontaci l'esperienza con Raffaella Carrà. Raffaella Carrà, io non so se magari ci sta sentendo, ascoltando, ci ascolterà, io voglio salutare tantissimo. Ciao Raffaella. Ci ascolta ogni giovedì, sicuramente. Speriamo. Anche Roberto Bole lo voglio salutare. Vabbè, anche la mamma. La mamma, salutiamo la mamma, io il papà. Io mia nonna in Albania, aspetta, se posso salutarla. Salutala in albanese. Saluta tua nonna in albanese. Dai, nonna Pecia. Salutala, saluta in albanese. Mirdita. Oh, Mirdita, ciao nonna. Okay. Ho detto una parolaccia. No, ma non è tanto non la capiamo, vai tranquillo. No, niente, Raffaella Carrà ha esaudito un mio sogno, che era quello di ballare con Roberto Bolle. E quindi grazie a lei ho praticamente avuto la mia prima esperienza di partneraggio. Sì. Come il mio primo partner è stato Roberto Bolle, siamo stati in Russia. Ha iniziato insomma da uno così. Sì, ho iniziato dal top. Ho capito. Cosa hai fatto in Russia? Con lui in Russia abbiamo montato un passo a due di Renato Zanella, abbiamo ballato all'Hermitage e poi siamo ritornati in studio, c'è stata tutta la puntata. E poi Roberto Bolle era anche in studio, è ritornato in studio per me. Quindi proprio lì anche Raffaella Carrà ha fatto Roberto Bolle è qui! E qui io più tutte le altre mie colleghe tutte a piangere. Oddio, sta Roberto Bolle! Io mi ricordo Raffaella Carrà, dicevo, ancora molto più piccolino, perché lei faceva Pronto Raffaella. Sì. E magari chi è nato negli anni 60, 70 se lo ricorda, uno doveva indovinare quanti fagioli c'erano in un vaso. Ah, quindi lei. Ah, ecco perché tu hai ballato con Roberto Bolle. Perché lei ha indovinato quanti fagioli c'erano. È probabile. Come hai fatto, Petra? Raccontaci questa esperienza di quando hai indovinato. Sì. Guarda, non me la ricordo. Non te la ricordo. Come mai? Ascolta, Petra, ma quindi tu inizi da piccolissima. Io so che tu hai fatto l'Accademia di Danza di Roma, a no? Roma, sì. E mi sono diplomata all'Accademia e poi. Mi sono presentato io. Poi è arrivato Reris e è finito tutto. Ah, tra l'altro, no, c'è la parentesi della mia prima ospitata a Verona per ballare Cenerentola. A 17 Eris. Anni, era ancora mia. Quindi vi siete conosciuti in quell'occasione? Sì, siamo conosciuti lì, però lì non è successo niente. Non è successo niente. Serviva la firma dei genitori per fare le prove. Metto la mano sul fianco. Però lui, dall'occhio furbo, capito? Getto questa, la facciamo cresce e poi me la prendo io. Per me era un amore platonico. Un amore platonico. Però già eri innamorata di lui. Un pochetto. Lo puoi dire, tanto non ci ascolta nessuno. Lo puoi dire tranquillo. Un pochetto. No, io no, di tutte le altre. Tu no, lui, tu c'hai la fila. Lui ci provava con tutte, ma era strafidanzato. Grande. Ah però abbiamo scoperto un Harry diffamazione Styles. Esatto. Il pubblico non ascoltava. Tanto ormai sei mio marito. Esatto. È carina. E poi ragazzi, come vi siete rincontrati alla Scala? Ci siamo rincontrati. Io sono stata un anno in Russia, un anno in Germania, a Monaco, e poi sono ritornata in Italia per entrare al Teatro alla Scala. E appena arrivata mi è stata data l'opportunità di ballare Giselle con lui. Ballare con Giselle? Sì. Ho fatto un esame all'università di danza su Giselle, cioè di storie della danza. Stava preoccupando. No, storie della danza, quindi sono sui libri, dovuto studiare Giselle. Cioè, capito? No, però vabbè. Questo è un piccolo dettaglio, ecco, diciamo così. Però so che Giselle e quindi hai ballato Giselle con lui. Sì, con lui alla Scala. Sì. Pensa un po'. Però non era la mia prima volta, Giselle, avevo già ballato. E poi tu hai riballato con Bolle anche. E poi ho riballato con Bolle a ottobre, a Dubai, adesso, cioè, sta per Vogue. Per Vogue? Sì. Per Penso Vogue Fashion Dubai. È stato bello perché dopo 10 anni mi ha lasciato in Italia, ve lo voglio dire. Dopo 10 anni riballare con Bolle è stato molto emozionante. Sono andata a ballare con Bolle a Dubai. E tu cosa hai pensato quando ha ballato con Bolle? Scusa Eris, questa è una domanda che ti devo fare da uomo, perché lo voglio sapere. Cosa hai pensato? Io... Ma che hai pensato? Io gli mandavo i video del Burj Khalifa, dell'edificio più alto del mondo. Che conosciamo. Guarda dove sto con Roberto. Sì, perché avevamo l'hotel lì sopra, non so, 50° piano. E tu che, come si dice a Bolzano, rosicavi chiaramente. Abbastanza. Te credo. No, ho rotto un po' di roba, ma niente di più. I prossimi spettacoli al Boston Ballet. Praticamente la stagione. Raccontatecene un po'. Avete uno o due minuti? Un po' di pezzi moderni. Mm-hmm. Che inizia già a fine febbraio. Sì. Poi abbiamo Bella Figura di Killian, Cenerentola di Ashton.
E poi i prossimi spettacoli abbiamo Etude, abbiamo Balanchine con Jewels e poi abbiamo due tournée a New York e a Washington, quindi insomma stagione abbastanza, e poi abbastanza siamo, piena. Adesso siamo invitati anche in Albania, grazie un po' a me. Certo, grazie a lui, no? Direi. Per Giselle, che l'ha voluto un po', ovviamente. Il Presidente della Repubblica ha chiesto al direttore di invitarci... di invitarci come ospite a fare proprio Giselle, perché sì, è un balletto che a noi ci rappresenta molto e è stata proprio una richiesta un po' eccezionale. Non abbiamo il Presidente della Repubblica qui, però vedo qui dalla porta che ragazzi, c'è un ospite che vuole entrare in radio. Un attimo, mia, vado ad aprire la porta. Scusate, un attimo. Sì, prego, fatelo entrare. Un attimo, ma perché lui si presenta sempre. Prego. Prego. Prego, si accomodi. Buonasera. Salve, allora. Buonasera. Aspettavo fuori. Sì. Aspettavo questo momento. Buonasera. Lei capita sempre a fagiolo. A fagiolo, sentivo che parlavate di fagioli e non ho potuto resistere. Allora, prima la presento ai ballerini. Sì, prego. Questo signore è un personaggio che bazzica intorno di Radio Zoomix. È un... dice di essere un famoso critico musicale, ma noi gli crediamo. Si chiama Ludwig Amadeus Brambilla dei Pignoli. Brambilla dei Pignoli. Sì, in realtà sono anche un critico di danza. Ah, qualche puntata fa. No, ma qualche puntata fa si è improvvisato critico cinematografico. Wow. Non sappiamo se se ne occupa. Si occupa anche di danza. Cioè, ne capisce un po'. Qui abbiamo dei grandi professionisti. Certamente. Ma cosa c'è? Certamente, come si può capire anche da... Lei che cosa ha visto? Allora, di questi grandi ballerini? Ho visto lo schiaccianoci. Adesso il Boston Ballet. Sì, ho visto lo schiaccianoci, anche chiamato Nutcracker. Sì, come quello che si manca, capisci? Quello è il Nutcracker. Cosa ne pensa? Sì, allora, devo dire che effettivamente siete stati bravi, ecco. Insomma, si nota una certa fisicità. Lo dice raramente. Che vi aiuta nel vostro mestiere. Quello che mancava, scusa, se mi permettete la critica. C'è la pubblicità. No, la pubblicità non c'è ancora. Quello che mancava era un plié plié rotato con la melismazione laterale. Ma cosa dice? Ma non è vero. Aiuto. Ma non è vero. Ma io consiglierei invece un altro balletto sicuramente superiore. Che, ci sono anche dei documenti video magari, che è Giselle, fatto al Teatro La Scala. Ma qualche anno fa, l'anno scorso, cioè è stato ballato proprio dai nostri ballerini che abbiamo qui in studio. Non credo. Ma certo che lei crede. Sai che eravamo noi. Non credo, perché si vedeva che c'era la volée è quella del tennis. Non credo. Sì. Non credo, perché la volée quando ma sì. Avanti, cosa vuole farci vedere o ascoltare? Io vi propongo, visto che loro fanno anche danza moderna, vorrei proporvi un brano questa volta un po' più sexy, piuttosto che lo schiacciano, che dopo un po' schiacciano. Cioè no, nel senso che si schiaccia, no, ma cioè è bello, per carità, è fantastico, però lo schiacciano ci schiaccia. Sì, questo signore però non si ricorda che ero io lo schiaccia. No. Me lo ricordo. Ma adesso vi mando questo brano e li voglio vedere all'opera. Gliele può schiacciare quando c'è la musica. Esatto. Allora, l'autorizzo. Allora mando la musica. Prego. L'ho mandata. Prego. È arrivata. All'Italia chiamò. Mi piace prendervi alla sprovvista. A un certo punto abbiamo detto, siamo in onda. Tutti pronti. Tutte le cuffie, pronti. Bene ragazzi, allora cosa mi dispiace... abbiamo in scaletta? Allora, mi dispiace che vi becchiamo sempre... capitano sempre questi personaggi che interrompono il flusso della puntata e mi dispiace per questo, no, ma noi, per questo inconveniente, le critico ci fanno bene. No, infatti l'ho sistemato per bene, ma se sono costruttive sicuramente. Allora, voglio sapere
ditemi, dove vi possiamo trovare? Avete un sito internet dove possiamo trovare? Sicuramente, certo, ce l'avete. Uno a te, Eris. Io, Eris Neja, nome e cognome. Per la fonetica italiana? Punto it. Come si spella? Lo spella. Vai. Allora, vai. Eris. E-R-I-S. Sì. E qui, qui c'è, fin qui ci siamo. Ci siamo. Okay. Empoli, Roma, Imola, Savona. Imola, Savona, ok. Il cognome, qua è il problema, N vai. N di Napoli, N. E di Empoli, e. Z Zurigo, H Hotel, A di Ancona. Quindi N E Z A H A. N E Z H A. Punto it. Petra, invece, a te? Petraconti.it. Più facile di così. Petra Conti. Lo ecco. Spelling a lei, però, non glielo chiedete. No, ma questo è più facile. Con Conti è proprio un cognome. Ragazzi, io ho visto. Vi devo dire questa cosa, perché ogni, quando incontro amici, ragazzi, guardate questo video fantastico, e faccio vedere un video loro che hanno realizzato, che si chiama Blackstone. Sì. Che tra poco manderemo anche sulla nostra, condivideremo sulla nostra pagina. Esatto. Capito? Condivideremo, come l'ho detto veloce, bravo. Non shareremo. No, condivideremo sulla nostra pagina. E ci potete parlare di questo progetto velocemente? Coreografia Gianluca Schiavoni. Che salutiamo. Salutiamo anche lui. Anche lui. Sì, adesso sta a Tallinn a fare un'altra coreografia. Salutaci Tallinn. Salutaci Tallinn. È stata una creazione fatta per noi e per un gala in Russia, perché eravamo ospiti a Ekaterinburg in Russia. E abbiamo deciso, oltre a un pezzo di danza classica, di portare una creazione che nuova, ci la presentasse. Totalmente per noi, costruita proprio ad hoc per noi. Fantastico. Allora, abbiamo avuto praticamente anche in prestito il teatro Ponchieri di Cremona, bellissimo, tra l'altro. Bellissimo, che ci hanno concesso una giornata intera e abbiamo montato, abbiamo realizzato questo video. Il pezzo è molto interessante, la musica sì, è di Strate di Max Richter. Non sembro un po' io lì. Non sembra, c'è una parrucca. No, che una detto... parrucca nera che ho deciso io di mettere. Bellissima. Ho detto, Gianluca, la devo mettere. Questa. E poi sono un po' denudé. Sì, è un attimo trasparente. E lì è inizia ad arrossirsi il marito. Sì, il marito si inizia ad Vabbè, comunque, ragazzi, dopo Roberto Bolle. A proposito di Roberto Bolle, sì. Noi abbiamo una sorpresa per voi. Cos'è? Abbiamo una sorpresa per Eris, soprattutto. Facciamo la Raffaella Carrà. E allora, ragazzi, abbiamo, incredibile a dirsi, Raffaella Carrà, ma l'Italia abbiamo, no? Sono riuscito a contattare Roberto Bolle. Non ci crederete, ma ci sono riuscito. Bello. Ebbene sì. Wow. Roberto, ci senti? Pronto. Roberto! Pronto, chi è? Roberto, allora, sei in diretta, l'Italia chiamò. Grazie per aver partecipato. Aste, tu sì. Ciao Roberto. Aste. Sì, sono Stefano. Sì. Com'è? Tutto bene, grazie Roberto. Sono un paio di mesi che non ci sentiamo. Roberto, non penso che ci siamo mai conosciuti comunque prima, magari. Dai, in valusceme, su. Ma come? Sono cuginete. Ma scusa Roberto, ma tu di dove sei? Un accento familiare? Pescara. Come di Pescara? Nativo, pasciato e cresciuto. Ma ti attorni prima la sera? Pensavo di avere Roberto Bolle. Tu sei Roberto Bolle? Bolle, sì, mo facci calà. Ma dai, su, sono Roberto, cuginete. Ma... Tuo cugino. Scusa. Sì. Robè, non ti sentiamo. Ma scusa, ma ho chiamato mio cugino. Ma Stefano, cosa vai a fare? Tutti questi guai che fai davanti ai grandi ballerini. Ma... Scusa, Roberto, pensavo di aver chiamato Roberto. Vabbè, dai, chiudiamo il collegamento. Ci sentiamo più tardi. Saluta la nonna. Va bene, ti saluto. Ciao. Ma che fai? Chiami i parenti? No, ma pensavo a forse perché c'è subito dopo. Capito? Non ho sbagliato. Dopo questa brutta figura, scusate, ragazzi. Pensavamo di avere Roberto Bolle, ma era il nostro. Ma ci sta proprio attaccato. Mannaggia. Allora, prima che sistemi il guaio va in penitenza. Sì. Cioè, ora volevo domandarvi cosa fate venerdì sera. Questo venerdì sera, tac. Vi ho preso attenzione, la sprovvista. Attenzione. Lavorate. Ho paura a rispondere. Lavorate. Perché se dite che siete liberi, vi propongo una cosa. Che cosa?
Prima voglio che mi rispondano loro. No. Allora, perché c'è un bellissimo evento, un free admission alla Dante Alighieri, società Dante Alighieri a Cambridge, Massachusetts, di un bel evento musicale, anche di danza, South Italy Folk Dance. È un laboratorio di una ballerina, si chiama Ornella Iuorio. È partito con una serie di seminari all'MIT, Massachusetts Institute of Technology, grande college famoso in tutto il mondo, e finirà con un concerto al ritmo di taranta, tamburiata, pizzica e differenti tipi di tarantella del sud Italia, accompagnata da Fabio Pirozzolo e Roberto Cassan. Fabio che salutiamo. Salutiamo, sono due grandi musicisti, Fabio Pirozzolo insomma alle percussioni e Roberto Cassan alla fisarmonica dei Newpoli, nonché sono anche hanno anche un altro progetto, i Gran Fatilla. Certo. E c'è un grande evento musicale, 24 gennaio, questo venerdì alle 7.30. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo. Allora. Quindi se ci saremo anche noi. Noi andremo. Assolutamente. Sì, sì, non sapevamo di questo. Ragazzi, noi abbiamo di solito un collegamento. Abbiamo un collegamento con un nostro inviato. Noi, L'Italia chiamò è un programma dove si ride, insomma, abbiamo personaggi finti, facceti, ma a volte anche veri come voi, come vi dimostrate da soli. E abbiamo... Ci occupiamo anche non soltanto di risate, ma ci occupiamo anche di attualità, di breaking news, di notizie. E ci chiede la linea dall'Italia, Maurizio Sordo, e mandiamo la sigla. Un saluto a Maurizio Sordo che è in collegamento dall'Italia. Qui abbiamo dall'ambasciata italiana in Italia. Non esiste l'ambasciata italiana in Italia. Dove si trova Maurizio Sordo? Ma perché fanno sempre ritardo questi qua? No, non facciamo ritardo. È lei che non ci sente. Maurizio Sordo, ci sente? Invitano la gente e poi fanno ritardo. Invitano il ballerino, poi mi ha capito? Ma che... Sì. Maurizio Sordo, la ascoltiamo benissimo. Lei ci sente, Sordo? Oddio, sono in diretta? Lei è in diretta. Oh, buonasera. Sì. Buonasera, allora praticamente sono qui a Tagliacozzo. Tagliacozzo? Sì. Dove si trova? Dove si trova Peppe? Scusa. Ma chiedilo agli astanti. Tagliacozzo si trova in Abruzzo. Sicuro non in Toscana? No, si trova in Abruzzo. Mannaggia, Emanuele è bravo, perché non capisce? Perché ogni cosa sembra venire dalla Toscana. Tagliacozzo, dove praticamente questa mattina hanno fatto un ritrovamento incredibile. Che hanno trovato? Praticamente hanno trovato il famoso cantante, quello che fa pure la radio. Mi sa che voi lo conoscete, quello che... Come si chiama? Quello pelato. Quello che... Ah, il mio collega, Stefano Marchese. Bravo, quello là. Hanno trovato quello là, incriccato. Incriccato. Così. Praticamente, che stava a fare? Stava a fare un gran jeté. Un gran jeté. È rimasto proprio... Incriccato. Rotto. Ha rotto. Dove? Questo non si può dire, perché quello mo c'è rimasto proprio aperto. Ma... Cioè, proprio... Sta a fare una spaccata. Si è spaccato in due. Si è proprio aperto completamente, proprio. Un ritrovamento proprio... Ma voleva emulare qualcuno? Perché lui ha detto che si sentiva un po' Eris Necia, allora voleva fare la... Capito, quella, però non è, forse, non è, perché, forse non è bravo, non lo so, ma quello... Perché non fa le cose per bene? Da buon inviato va all'ospedale, va a intervistare Stefano Marchese e ci raccoglie i suoi resti, perché ormai non che possa raccogliere ormai. Quindi lei ci dice che i resti di Stefano Marchese non si possono. Vabbè, dopo questa bruttissima notizia, grazie Maurizio Sordo dall'ambasciata italiana a Tagliacozzo. Ed eccoci tornati, l'Italia chiamò. Allora, innanzitutto non è vero. Io sono qui vivo e vegeto, non ho mai pensato di imitare Harry Snatch, anche perché il mio fisico purtroppo non me lo permette. Vedi, Maurizio Sordo ogni tanto ha queste sparate. Ma perché? Non ma si perché sa se sono vere. Ma dice bugie, è un menzognere, assolutamente. No, che magari dobbiamo cambiare inviato. Ma magari sarà sbagliato con Stefano Salimbeni, che si era incriccato. O con Giuseppe Tempestoni. Può essere, chissà. L'emulatore di Stefano Salimbeni. L'emulateur. Bene ragazzi, quindi abbiamo pubblicizzato il vostro sito, i vostri spettacoli ce li abbiamo, quindi noi vi troviamo a Boston. Per
allora adesso sì. Siete a Boston. Siamo a Boston. Ringraziamo ancora il Boston Ballet per averci concesso. Adesso fra un po' torniamo a provare comunque. Noi... ecco, quindi a lavorare di corsa. A lavorare. A lavorare ancora di corsa. Riscaldati bene perché anche tu vieni con noi. Attenzione, ecco. No. Poi, altrimenti non invitatelo a ballare perché la profezia di Sordo si avvera. Esatto. Purtroppo si avvera, come no. Bene, io vi voglio mandare un brano. Uh-huh. Se mi permettete. Di solito. No, non te lo permettiamo. Beh, come me lo permettete, ragazzi? Allora mi mando un brano di. È meglio che me lo permettete. Che altrimenti mi arrabbio. mi sono arrabbiato. Allora, perché siccome mi sono arrabbiato, vi mando questo brano di Piero Daniele. Che io adoro. Avete capito? Qui all'Italia chiamò. Ascolta che ti ho mandato. Vediamo. Attenzione. Non lo sto. Oh. Hai capito? Quindi meglio non lo hai capito? Fammi una rivenza, no, io sono pazzo! Hai capito? Ci sono delle domande che vorresti fare tu? Sì, ma tra l'altro te come musicista, io come performer, siamo un po' mezzo artisti, meno ballerini, meno danzeresti. Siete artisti. Siamo artisti. Meno danzeresti. Noi non sapremo mai fare quello che... Però io sulla danza ci avrei anche da ridire un po'. Esatto, ma, cioè, di me si perché ultimamente si è lasciato andare, non si presenta alle prove. Sì, scusate ragazzi, mangia sono stato meno. Un po'. No, questo te lo posso assicurare. È possibile. Le lasagne che si mangia, cioè, però noi ci accomuna una cosa. Noi facciamo un lavoro in cui spesso i nostri ascoltatori o gli spettatori ci fanno delle domande un po' strane, un po' assurde, che a noi sembrano assurde. Sì. Le domande che spesso ci fanno a noi speaker, noi presentatori radiofonici, cioè, e non so se ve la fanno anche a voi nel campo della danza, ma oltre alla radio fai un lavoro serio. Vabbè, su di noi. Si trasforma su. Ma di mestiere cosa fai? Esatto, anche per i musicisti. Sì, vabbè. Voglio fare il musicista? No, vabbè, ma no, di poi, lavoro. Ma di lavoro, no, di lavoro sì, cosa fai? Esatto. Sì. Ah, ma fai l'attore. Ah, che bello. Ma è di lavoro? Di lavoro? Cioè, questo... Oppure mi registri un CD. Se lavori in radio. No, lavori a vedere. Noi piuttosto ci dicono, ma sai fare la spaccata? Mi stendi il collo del piede. Esatto. Sì, questo, io lo so fare, ma ve lo faccio, ecco qua. Faccio vedere. Beh, no. Meno male. Wow. Che classe, ragazzi. Guarda. Pedro Conti si sta scompisciando. Ti hanno pagato per alzare la gamba? No, ma è diventata rossa dall'invidia, perché sente la concorrenza. Visto. La domanda clou, sì, che facevano spesso in Italia. Sì. Guardi, possiamo darti un bel contratto, possiamo come collaborazione, sì, però non possiamo pagarti. Ah, piccolo dettaglio. A voi li pagano? No, a noi ci dicono, se ci dai qualcosa sì, passiamo prima. Spesso è capitato che abbiamo ballato anche gratis. Gratis. Anzi, sì. Capita. Soldi non ce ne stanno. Cioè. Non lo dite ai musicisti. Una domanda anche a noi che fanno. Cosa fate tra una canzone e l'altra? Voi tra un ballo e l'altro? Tra un pezzo e l'altro facciamo la spaccata, ripassiamo il resto che dobbiamo fare. E noi pure. Beviamo acqua. Tra una canzone e l'altra noi mangiamo lasagna. Altra domanda agli speaker. Ma le cose che dite sono tutte scritte? Ma no, a noi ci dicono, ma è vero che improvvisate tutto? Secondo le persone noi 4 ore di balletto le improvvisiamo. Cioè, perché non è possibile. No, non so pure la mimica, c'è una coreografia. Anche il singolo gesto è tutto è studiato. Tutto coreografo, penso. Altra domanda, mi regali dei biglietti per la discoteca? Ti prego, sì. Quando ci inviti a vederti ballare? Pagando noi. La domanda che ricorre sempre un musicista è, avete una guest list? Grazie. Questa è bella. Ti dico che non vogliono pagare. Esatto. E poi alla scala per noi era anche abbastanza spendioso, esatto, per il biglietto pagare. Esatto. Persone. Esatto. Altra domanda, ma voi siete proprio bravi alla radio, ma come fate a parlare da soli? Ecco, voi come fate a ballare da soli? Oppure dove avete imparato a ballare così bene? Noi a parlare così bene. A parlare così. Dove avete imparato a ballare così? Incredibile. Incredibile. È tutto così. Tutto nel tempo libero, sai. No, comunque questa è una cosa. Un altro. Una cosa che voglio dire. Ci pensavo qualche giorno fa.
Eris Neja e Petra Conti, così come tutti. Vabbè, vuoi chiedere, artisti... è vero che tutti i ballerini sono gay? No, questa è la domanda. Scusa, ma è un punto debole, esatto, davanti a Petra non posso rispondere. Esatto. Purtroppo non è vero. Comunque, per Petra. Quasi quasi gliela stavo per fare sta domanda. Come lo sai? Non sai, perché l'abbiamo pensato e non l'abbiamo detto. Scrivi il numero, se esatto. Allora, il numero telefonico per il Gay Club è 349-59. Tra l'altro, a proposito di Gay Club, c'è un coming out di Olmo veramente, veramente molto intelligente, molto intelligente, che io ho apprezzato e anche shareato su Facebook. Condiviso. Veramente geniale quello che dice Olmo sulla Nutella. Lui fa questo paragone tra chi piace la Nutella e chi piace la marmellata. E a chi piace la marmellata, chiaramente etero, chi piace la Nutella è omosessuale. Lui dice: immaginiamo un mondo, esatto, in cui è una dittatura e tutti debbano mangiare marmellate. E tu dici a un certo punto: mi piace la Nutella. La Nutella? La marmellata è da uomini. Esatto. Vi invitiamo a guardare. Domanda clou, video. Eris, ti piace la Nutella o la marmellata? La risposta dovrebbe essere: ok, sì, ciao Bert. Allora, no, volevo dire c'è questa mia moglie, cosa. Ragazzi, esatto. Facciamo i segni. Esatto. Allora, volevo dire questa cosa. Eris, Neja, Petra Conti, così come tutti gli artisti di successo, sono la dimostrazione. Successo. Esatto, sono la dimostrazione che. Ha fatto la battuta! Successo. Sono la dimostrazione che il lavoro costante paga sempre a prescindere dal talento, no? Perché magari uno può avere meno talento, ma lavora costantemente. E fidatevi, artisti in generale, che il talento non è tutto. Il talento, se non è coltivato, è accostato a un lavoro costante, uno studio giornaliero, non porta da nessuna parte. Cosa ne pensate? Questo è il mio punto di vista. No, questo è assolutamente vero. È una cosa che vediamo tutti i giorni sulla nostra pelle. Ecco, voi siete, pensavo proprio a questo. Loro che sono primi ballerini alla Scala e poi a Boston Ballet, si allenano tutti i giorni. Tutti i giorni riniziamo da capo. Esatto. E abbiamo ancora più responsabilità degli altri, perché proprio essendo primi ballerini devi essere anche da esempio. C'è tantissima competizione poi, c'è, no? C'è tantissima competizione, soprattutto sui principal, perché sono quelli all'apice. Certo, della carriera, della piramide. Della piramide, quindi tutti sono lì che si... Certo, vogliono prendere il vostro posto. E infatti noi dobbiamo essere proprio ad esempio per loro, e quindi non è una cosa facile, è una responsabilità che tutti i giorni ne combattiamo con tutte le nostre forze. Immagino. Noi abbiamo, oltre ad avere dei collegamenti con purtroppo Maurizio Sordo, che dice che io mi sono incriccato, vabbè, ma questo, ragazzi, cioè, è diffamazione, capite, in luogo pubblico. Ogni tanto abbiamo dei collegamenti seri, perlomeno ci proviamo. Di solito abbiamo dei collegamenti con musicisti, con giornalisti, con registi, e stabiliamo questo collegamento con il nostro amico, che tra l'altro ha anche realizzato un bellissimo articolo su di voi recentemente attraverso il suo giornale. È il direttore del bostoniano.info, da gennaio anche cartaceo. L'abbiamo in onda, Nicola Oricuia. Nicola, ci sei? Eccoci qua. Sì, Nicola Oricuia. Tu li hai ospitati nel tuo giornale, gli hai dedicato uno spazio e noi te li abbiamo rubati subito. Petra Conti e Eris Neja qui con noi all'Italia Chiamò. Ah, sì, un caloroso saluto. Ciao Nicola. Un abbraccio. Ti introducevo come l'angolo della notizia. Nicola si occupa, come voi ben sapete, attraverso il Bostoniano delle notizie locali, quindi sicuramente ne sa tanti, ma è un grandissimo giornalista. A proposito di talento, di lavoro costante, Nicola è un altro esempio. Nicola, quali sono le notizie? Se vogliamo parlare di notizie, possiamo parlare di notizie sia locali che nazionali, poi dipende da che taglio vogliamo dargli a questo angolo. Io posso anche parlare volentieri di notizie che riguardano l'Italia. Magari, grazie. Va bene. Allora, già due, una simpatica, una pure simpatica a modo suo. Partiamo da quella un po' più magari seria. Si fa un gran parlare di legge elettorale, si vuole cambiare modello tedesco, modello spagnolo, con infarinatura francese, no, non si capisce niente. Alla fine è arrivata una proposta, probabilmente voi avete tutti seguito la sessione, sì. È arrivata la proposta, e la proposta è: da Renzi
o prendere o lasciare. E quindi, adesso ci ritroviamo con forse una legge elettorale che di costituzionale non ha assolutamente nulla, perché fa esattamente quello che faceva la vecchia legge elettorale porcata. Questo è quello che esce fuori, insomma, da varie analisi che si possono leggere sui giornali in questi giorni. Evviva l'Italia, quindi. Evviva l'Italia, sì, perché si dà comunque un premio di maggioranza molto ampio Stefano, a chi prende Stefano, solo scusa. Il 35%. Sì. Ho sbagliato, ti stavo per chiamare Stefano e hai risposto. No, Nicola, no, capivo che mi stavi dicendo. Nicola, questa era la domanda, era la notizia bella o la notizia brutta? Non so come definirla. Questa è brutta, ma anche la seconda è più divertente, però è comunque bruttarella, nel senso che, non so se avete sentito, ma un assessore della provincia di Milano, un certo Roberto Cassago, a Capodanno ha deciso di stappare una bottiglia di champagne e il tappo ha bucato un quadro del Settecento. No! Ecco, sì, no. Sì. Sì, quadro fatto da ignoto, non si sa bene chi fosse l'autore di questo quadro, ma comunque sia un quadro che si teneva lì nella provincia di Milano. No. Il tutto è uscito fuori solo qualche giorno fa, perché giustamente l'assessore non ha detto nulla. In qualche modo sono riusciti a rattoppare il buco con dello scotch, non si sa cosa hanno fatto, e poi però la notizia in qualche modo è uscita, lui ha confessato, ha detto sono stato io, mi dispiace, ho fatto questo grave errore, sono anche disposto a pagare i danni, ma insomma, quindi questa è la solita storiella che esce, può capitare, insomma, può capitare a tutti, no? Beh, c'è sicuramente di bucare un quadro, però magari, del Rinascimento, magari, però. Ma magari possiamo dirlo subito, ecco. Ecco, magari sì. Possiamo. Magari sì. No, ma c'è invece, a proposito di cose nascoste e non dette, c'è il ritorno dello Spirito Santo. Non so se tu hai saputo. Cioè praticamente, certo, sì, una suora si è ha partorito. Ha partorito e dice che io non sono stato. Harris Nation non è stato. Lui era qui a Boston. Quindi Petra puoi stare tranquilla. Non è stato lui. La prima cosa che ha detto è io non lo sapevo. Questa era la grande notizia. Lei non ne sapeva niente. Non lo sapevo, cioè chi è stato? Cioè, come, perché uno parla che giustamente. Sono stati scomodati, insomma, paragoni molto, insomma, è un paragone così, insomma, ravvicinato, cioè, del terzo tipo. Esatto. Esatto. Nicola, ti ringraziamo. Grazie ancora per essere stato con l'Italia Chiamò. Alla prossima settimana. Alla prossima. Grazie. Ciao, ciao ragazzi. Grazie. Hai capito, quindi dallo Spirito Santo al tappo di spumante alla legge elettorale. È un'Italia che fa difficoltà a cambiare, diciamo la verità. È un'Italia che facciamo difficoltà a capire. A capire. Vabbè, di sicuro non ci si annoia, no? Non ci si annoia mai, non ci si annoia mai. Bene, bene. Dunque, noi abbiamo di solito l'angolo della poesia. Un angolo nel quale noi abbiamo sicuramente dedicato uno spazio importante. Mm-hmm. Perché... E noi ora invitiamo il nostro poeta, sì. Si chiama Eleuterio Siniscalco. Un altro artista. Che spesso si collega con la live radio di Radio Zoomix. Sì. È un artista, insomma, noi non lo capiamo mai, però lui è un poeta, è un po' incompreso. Abbastanza, diciamo, vediamo così. Se ci racconterà oggi qualche se collegherà le sue poesie con le notizie della settimana, dell'attualità e anche con voi. Vediamo. L'Italia Chiamò, il nostro angolo della cultura e l'angolo della poesia. Salve. Buonasera. Un grazie per avermi invitato di nuovo all'Italia Chiamò. Prego. Questi grandi due ballerini. Eh beh, sì. E ho composto una poesia che si confà. Ce la declami. Prego, le sfumo la musica. Visto che si sono appena sposati. Sì. Ho iniziato con un verso che si confà. Che si confà, prego. Le cozze. Ah. Coi fichi secchi. Giustamente. Se le danno di santa religione. Il paradosso può attendere per le sabbie nubili che toccano un casto doloroso. Qualcuno legge sopra le rughe, fa il doppio poco, si mette la mano su una media
come la suora incinta che fa finta. Fa passi da gitante, fa passi da danzesca, fa pazzi da moresca. Si dà la pazza noia, lei che ha i giorni scontati durante i saldi. Si difende a spada trattabile, parla con un cuore in meno. Grazie. Grazie a lei, grazie ancora per aver messo di nuovo la poesia all'angolo. Grazie. Toccante. Sì, sì, queste diciamo, sì, Petra Conti si chiede, ma queste poesie, chi gliele scrive, giustamente, no? Sì, è proprio frutto di Eleuterio. È frutto della sua fantasia. Hai delle domande da fare al poeta incompreso? Ora lui ci può ascoltare, perché abbiamo chiuso il collegamento, però proviamo. Sì, tipo cosa fa quando non scrive, di mestiere vero, insomma, che lavoro fa? Lui di solito viene pagato per queste poesie. Viene pagato. Wow. Queste sì, sei invidioso. È anche una domanda da fare, cioè Eleuterio. Ma Eleuterio, ma ti pagano per scrivere queste cose? Proviamo a collegarci, vediamo se ci risponde con la live radio di ZoomX Radio. Ok, Eleuterio, ci sei ancora? Sì, buongiorno. Ah, Eleuterio, ecco, che è un po' inquietante. Ero andato a dormire perché a quest'ora sentire la passione della poesia. La poesia, certo. Mi fa casto. La fa casto? Casto e doloroso. Lo so, lo credo, mm-hmm. Abbastanza. Senta, ma Eris Neja aveva una domanda per lei. Si chiedeva se la pagano per queste sue composizioni. Beh, sì. Di lavoro vero, insomma, cosa fa? Io, di lavoro vero, cammino sull'orlo di un abisso. Ah. Sono pago in un pagliaio. Ah, ho capito. Ha capito Eris Neja, chiaramente. Ma di mattina preferisce la Nutella? O la marmellata? La marmellata. Questo è Eleuterio, perché lei parlava di palo, si ricorda, trafitto da un palo al sole e subito trafitto gaio. Trafitto da un palo al sole. Ed è subito gaio. Questo l'ho memorizzato. Ecco, per questo questa ci chiedevamo. Questa era una delle mie prime poesie. Adesso sì. Qui all'Italia chiamò e sono contento che qualcuno se la ricorda. Lo ha citato, pensa un po'. Ma no, perché ci chiedevamo questo. Quindi la marmellata sì. Mi coglie con le mani nel sacco. Ma la Nutella? Mi coglie con le mani nel pacco. Ok, grazie. Allora ringraziamo Eleuterio di Scalchi. Diamo il collegamento. Grazie, Eleuterio. Grazie. Allora, torniamo in studio. Eleuterio. Ah, bella questa poesia. L'ultima di Eleuterio. Ma sì, perché poi. La marmellata mi coglie con le mani nel sacco. La Nutella mi coglie con le mani nel pacco. Vabbè, ma quando uno è artista. È artista dentro, fuori, da tutte le parti, capito? Vabbè, non ne spieghiamo bene. Eh beh, sì, no, ma infatti. Dunque, noi in teoria non ci occupiamo di religioni, cioè noi abbiamo parlato della suora, ma così, pur parlei, cioè non è che noi non ci occupiamo di politica, anche se abbiamo parlato della legge elettorale, ma quello insomma ci riguarda da vicino, perché insomma noi siamo tutti quanti elettori, e però c'è un sacerdote che ci invia delle omelie tutte le settimane. Parliamo di Father Richie. Questa settimana Father Richie ci ha inviato la sua omelia. E non so se sapete, per questa informazione noi ringraziamo la nostra ascoltatrice e amica Giuseppina, che ci ha dato questa informazione, ci ha girato questa notizia del Papa, mm-hmm. che ha detto che internet è un dono di Dio. Sì. E quindi Father Richie, attualissimo e just in time, ci ha mandato questa omelia. Pazzesco. E ve la mando. E dopo questo momento di religione, i nostri carissimi ospiti devono salutarci perché stanno fremendo. Sì. Commentiamola con loro e poi li facciamo andare. Father Richie. Ecco qua. Internet dono del Signore. Ah, sì. Ma attenzione alle distrazioni. Ah. E questo è il messaggio di Father Richie nella cappella del ballerino una platea di bambini. Ma tu pensa. Ascoltiamolo. Sempre devi accettare i doni del Signore. Certo. Il Signore sempre ha accettato i doni del Signore. Sempre, sempre. Si faceva da per solo. Esempio, sì. Internet. Sì. Internet è un dono del Signore. Certo. Tu puoi usare internet. Sì. Tu puoi andare su Facebook, controllare cosa fanno i tuoi amici. Sì, perché è uno strumento di aggregazione. È un social network. Sì.
Sì. E quindi? Per esempio, sì. Sì. Se tu hai un amico lontano, sì, e lo vuoi contattare, gli vuoi scrivere, sì, tu puoi farlo su Facebook. Ma ovvio, sì. Attenzione! Attenzione, perché se tu stai facendo una cosa importante, sì, internet può essere distrazione. Eh certo, certo. Una volta, sì, il signore, sì, stava cucinando pasta. Ma come? Lui la pasta? Piaceva pasta a dente. Sì, sì. Alla, alla Giudea. Qualcuno l'aveva taggato su Facebook. Ah, sì. È andato su Facebook per vedere foto. E l'ha taggato. Cosa è successo? Che è successo? La pasta si è scotta. Oh, no. Ma è San Pietro che ha detto. Siccome Giuda non aveva mangiato, no, i carciofi alla Giudea, il signore ha dato la pasta a Giuda. Ma no, ah, ma no, che, ma che schifo. Esempio di umiltà. Ma quale umiltà? Il signore è stato generoso. Ma cosa? Certo. Ma gli ha dato la pasta, che il signore sia con voi. È così, grazie, che si fa. Andate in pace. Ah, andiamo, grazie, in pace al dente. Grazie, andiamo in pace al dente. Hai capito, ma il hai, capito, hai capito il signore? Non gli piaceva la pasta scotta. Chiamalo scemo. Hai capito? No. Hai capito? Un carciofino alla Giudea. Va bene. Ora, ora cosa vi scrofanate dopo? Innanzitutto i ballerini mangiano. Mangiano? Sì. Allora, sì, si inizia la mattina con mezzo bicchiere d'acqua. Ah, bene. Poi, ma sarà un po' troppo mezzo bicchiere a pranzo d'acqua. Un po' d'acqua. Un po' d'acqua. Sì, ma non tanto. Zuppate il pane nell'acqua, perché si no, sa che... No, il pane no, il pane no. Tutti sti carboidrati. Acqua, acqua, limone. No. Acqua e limone. Zuppate il limone, vi mangiate il limone. Esatto. E noi veniamo da un periodo post-natalizio di bagordi. Ci dite la vostra dieta, su. Allora, i nostri ascoltatori non aspettano altro di sentire la vostra bellissima dieta. Purtroppo dobbiamo ammettere che noi mangiamo tutto. Oh, un applauso ai ballerini che mangiano tutto. Però non lo dite in giro, anzi, perché poi... No, non ti preoccupare. Siamo abbastanza schifosi. Beh, che beh, mangiamo un applauso allo schifoso. Ma la mia domanda è: come fate ad essere così magri? Ma bruciamo. Te credo, mica. Sudiamo, Tanti grangetè ogni giorno, sì, fanno sì che. Dai e dai, il grangetè diventa. Dai e dai, come diceva l'abruzzologo, la cipolla diventa dai. In questo caso, dai e dai, il grangetè si farà, capito? Noi vi ringraziamo per essere stati, grazie, qui all'Italia. Ringraziamo il Boston Ballet per questo, per questa grandiosa concessione. Grazie veramente. Grazie, per averci grazie a voi. Dato. Grazie. Siamo di stati benissimo. Siete bravissimi. Grazie, grazie, grazie. Fantastici. Senti, chi ti piace di era più? Era solo per farvi piacere. Chi ti piace di più, Fiorello o Baldini? Di la verità. Chi ti piace di più? Dai. No, dai, io non lo so, puoi dire, non puoi dire, non puoi dire Fiorello, Petra, perché Petra, sì, Conti. Ti firmo un assegno. No, è sul libretto mio, ma scusa, ma cosa fai? Hai capito? Ringraziamo ancora Eris Neja e Petra Conti, che ricordiamo Eris Neja è rintracciabile su erisneja.it e Petra Conti su petraconti.it, ovviamente. Li potete vedere al Boston Ballet, ma li potete trovare anche su YouTube, anche su Facebook, su accanto Facebook, alla pagina quella di sì, del Boston Ballet, sì, del signore, ah, del signore. C'è, esatto, c'è quella loro su Facebook, Twitter, Instagram, insomma, siamo un po' sono ovunque, siamo un po' ovunque, social networkizzati, sono sì, social networkizzati, social networkizzati, nerquotizzati pure tu, esatto. Ragazzi, vi grazie, ringraziamo per essere stati con noi all'Italia Chiamò. Vi mando un brano, e vi mando un brano che si intitola Rituale, che è di un gruppo storico, e parliamo dei Perigeo con Giovanni Tommaso. Mm-hmm. E non vi dico nient'altro, dico solo Giovanni Tommaso. E vediamo. Non mi dire che l'abbiamo ospite. Non saprei, vediamo. Qui all'Italia vediamo. Chiamò Giovanni Tommaso. Rituale. Ci vuole la voce radiofonica, la voce jazzista. State ascoltando Perigeo. Da non confondere con Coccigeo. No, no, quella è un'altra roba, chiaramente. Ebbene, abbiamo ascoltato Rituale da Perigeo, da un disco famoso che abbiamo tutti, un blues da piangere. Perché ti faccio ascoltare Perigeo? Vediamo se indovini. Perché cerco sempre il Coccige nel Perigeo? No, cos'è? No, cosa vuol perché, dire Perigeo? Perché, allora, Perigeo è un gruppo storico, chiaramente. E di Perigeo faceva parte il grande e inimitabile, direi, Giovanni Tommaso. Giovanni, ci sei? Ci ascolti? Come no? Eccoti qua.
stai facendo quella che si chiama musica in mie orecchie, però sono imbarazzato dai tuoi aggettivi. Assolutamente, un piacere averti con noi, Giovanni. Ma dove ti trovi? Fammi fare questa domanda. Dove ti trovi di bello? In questo momento sì. Sono con Pasquale Strizzi, che tu conosci bene. Assolutamente sì, che ha suonato sulla nostra sigla. Davide? Ha sentito il nome, no? Davide, sì, stiamo, come no? Stiamo di fronte, in attesa di parcheggiare a Anaheim, dove c'è anche, vicinissimo, c'è anche Disneyland. E stiamo andando al NAMM Show, sai cos'è, no? Il assolutamente! Che era degli strumenti musicali più grande del mondo. Dove, tra l'altro, oltre ad essere una fiera di strumenti musicali, si ritrovano tutti i più grandi musicisti. E chiaramente tu ci sarai. Sì, mi piace molto, mi diverte come andare a Luna Park. Assolutamente, meglio di andare a Disney World, quindi. Giovanni, no, Disney l'adoro comunque. Giovanni, è stranissimo chiamare Pasquale Strizzi per parlare con Giovanni Tommaso, è un po' come, non so, chiamare Picasso per parlare con Raffaello, cioè è strana questa cosa. Quindi Giovanni, abbiamo appena ascoltato Rituale da un disco di Perigeo e ti vogliamo fare un paio di domande. Ci racconti Perigeo, che esperienza è stata per te? Bellissima, bellissima, perché è stata, diciamo, il risultato di un desiderio di stravolgere la mia vita da un punto di vista esistenziale e professionale, e quindi ho veramente girato pagina. Io ero un musicista di jazz che però era venuto a Roma, non ce la facevo a sopravvivere, quindi entrai anche a Union per fare i cosiddetti turni, no? Sì. E poi dopo 3 anni rotti di turni avevo strippato, come si dice in gergo. E quindi ripresi a suonare full time, ma decisi di cambiare storia. Allora devo dire che Miles Davis con Beaches Blue fu una certa, uno shock, diciamo così, fu la folgorazione, come la chiamo io, e così formai Perigeo. Poi siamo stati insieme 5 anni, una collaborazione bella, secondo me, musicalmente e anche amichevolmente molto bella, siamo ancora fratelli. Certo, è stata una grandissima esperienza in tutti i sensi, quindi. Senz'altro per me. Ed è stato a livello musicale un grande momento, per questo te ne siamo tutti grati, tutti i musicisti sono grati a Perigeo. Ma io vi ringrazio tutti, e tra l'altro forse una curiosità che ti potrebbe interessare è che io ho sciolto il gruppo nell'estate del 77, quindi fatti i conti quanti anni sono passati, e i semestri delle royalties non si sono mai fermati. Continuiamo a vendere dischi in tutto il mondo, e anche la parte editoriale, gente che suona i miei pezzi, insomma ha dell'incredibile. Non sto parlando di milioni, ma comunque è molto gratificante. Giovanni, scorrendo nel tuo curriculum, nella tua biografia, leggiamo dei nomi straordinari. Qual è l'artista, qual è il musicista con il quale hai avuto, diciamo, con il quale ti sei divertito di più? Guarda, non lo dico per diplomazia, ma ce ne sono molti. Ci sono, per esempio, alcuni batteristi. Essendo contrabbassista, mi associo ovviamente volentieri, certo, con i batteristi. E potrei dirti 3 su tutti: Kenny Clarke, l'inventore del bop sulla batteria, Max Roach e Elvin Jones. Ecco, forse questi sono i 3. Il grande Elvin Jones. Fantastici, insomma. E poi ne ho molti: Johnny Griffin, anche grande amico, un sassofonista veramente fantastico. E un'esperienza molto interessante con Johnny Lewis di Quartet, che mi invitò a fare un disco per l'Atlantic. Io ero veramente in estasi, insomma, era uno dei miei idoli. Chet Baker, insomma, ti devo dire, certo, veramente, certo. Chet Baker si è sparato 2 anni di galera a Lucca, la mia città. Quindi lo andavi a trovare lì? Facevate? Sì, ma suonavamo fuori le mura, che lui poteva ascoltarlo
poteva ascoltare dalla sua cella. Fantastico. Insomma, Cep è stato fondamentale, veramente. Giovanni, i progetti, parlaci dei tuoi progetti futuri. Guarda, in questo momento, da un anno, sì, ho un nuovo quartetto che si chiama Consonanti. Sì. E c'è un sassofonista giovane, molto, molto bravo, si chiama Mattia Cigalini. Sì. C'è un pianista ancora più giovane, Enrico Zanisi. Che salutiamo, il caro Enrico Zanisi. È stato alle Clinics di Umbria Jazz, come te e Pasquale. Emanuele Capuano, ti devo raccontare questa cosa. Se tu mi vedi qui a Boston, è tutta colpa di Giovanni Tommaso. Perché Giovanni Tommaso... Sono fiero, ne vado fiero. Giovanni Tommaso, come si dice, Galeotta fu la borsa di studio. E chi, sì, e chi la diede? Galeotto fu il Tommaso. Galeotto fu il Tommaso. Giovanni certo, Tommaso certo, l'ho conosciuto ad Umbria Jazz nel 2008, dove vinse la borsa di studio e poi sono venuto qui a Umbria, qui a Berkeley. Certo, certo. Quindi storia recente. È sempre, come dicono i romani, perché io ci abito da molti anni, e così se lo siamo giocati, cioè, perché sono tu non giocati. Sei più tornato quasi. Esatto, e mi hanno lasciato qua, hai visto, mi hanno tenuto. Senti, so anche di un altro progetto. Sì. Volevo, se permetti, chiudere, sì, i nomi del quartetto con Nicola Angelucci, che è un ottimo batterista. Ecco, con loro abbiamo debuttato all'Auditorium di Roma, abbiamo, sì, fatto un bel giro di concerti estivi quest'anno, sì, l'anno scorso, e a maggio faremo un concerto all'Auditorium, sì, e un live che uscirà come disco, appunto, dell'etichetta firmata dall'Auditorium di Roma. Fantastico. Io conosco anche un altro progetto, che da Perigeo passiamo ad Apogeo, e vorrei mandare un brano che mi è piaciuto tantissimo e mi ha colpito particolarmente, che si chiama Bassi Fondi. Aha. Che tu sicuramente, benissimo, conoscerai. Sì, io sono molto legato a questo gruppo. Abbiamo ultimamente, non dico che è sciolto, ma quasi, perché così vanno le cose della vita, due elementi del gruppo suonano con Mario Biondi, che è un cantante italiano che tu immagini che conosciamo perfettamente, conoscerai, certo, e ha molto successo, quindi praticamente sono sempre occupati. Te li hanno rubati, te li hanno rubati. In questo momento suoniamo quasi niente, ecco, però siamo molto legati e ogni tanto ci vediamo, così, insomma, è molto bello. Giovanni, noi ti ringraziamo tantissimo per questo grande onore di averti qui all'Italia Chiamò con noi, ti ringraziamo ancora per aver partecipato, ti lasciamo sulle note di Bassi Fondi del tuo gruppo Apogeo, ti ringraziamo ancora e ti ringrazio particolarmente perché attraverso la tua conoscenza, attraverso Umbria Jazz ho avuto l'opportunità di fare questa grandissima esperienza, quindi sono tanti grazie per te, Giovanni. Grazie a te, grazie alla tua radio, ai tuoi ascoltatori, e grazie per aver capito che va anche in Italia questa sì, tradizione. Certo, andiamo in web in tutto il mondo, e allora bacione agli italiani, dai, perfetto, e grazie per avervelo messo tra i piedi, Tommaso. Ok, non gli pestare troppo. Esatto, esatto. No, perché ora ha anche ambizioni da ballerino, tu hai lo capito, sai. Cerco di fare il ballerino. No, stiamo scherzando. Vabbè, ovviamente. Allora glieli puoi pestare, dai. Esatto. Grazie a Giovanni Tommaso con l'Italia Chiamò. Grazie Giovanni. Per tutto, saluto. Grazie. Bene, allora ti mando questo brano, ti mando Bassi Fondi del nuovo progetto di Giovanni Tommaso. All'Italia Chiamò. Bassi fondi. Stai ascoltando Apogeo, gruppo di Giovanni Tommaso, dal disco Codice 5. A proposito di Apogeo, siamo, sì, stati proprio a fare le pirouette oggi, eh? Eh sì, A proposito, quasi elevati nell'aria. Abbiamo corso tanto, abbiamo avuto tantissimi ospiti. E ora andiamo un po' a nutrirci. La parte finale del nostro programma si riserva sempre al cibo. Come sempre, noi italiani pensiamo sempre al cibo. A magnà. Oggi non t'ho visto mangiare tanto, Oggi anche no. Eri ispirato dai ballerini che fanno Ho tanto esercizio. Ho mangiato prima. Voglio presentarti un ospite molto importante che sto chiamando in questo momento. Si chiama Mario Berruti e lui ha creato una startup. Ci spiega lui di che cosa si tratta. Pronto Mario? Ciao Emanuele. Ciao, grazie per essere all'Italia Chiamò.
siamo live a Boston? Siamo live. Sì, perfetto, siamo dal vivo. Dal vivo, ma con questo freddo sembra più che live, siamo gelati. Siamo congelati, esatto. Raccontaci un po', che cos'è questo Cook Radar? Che cosa hai creato? Perché? Soprattutto perché? Allora, dal nome inglese, Cook, diciamo cuoco, e Radar il nostro oggetto identificativo. Abbiamo creato una startup qui a Boston che si occupa di peer-to-peer homemade food sharing. Allora, homemade food sharing, cioè condivisione del cibo fatto in casa. Esatto, una cosa tipo Airbnb, ma per il cibo fatto in casa. Quindi stiamo seguendo il trend della sharing economy, e che va tanto in moda oggigiorno, e vogliamo applicare questo concetto al cibo, alla cucina fatta in casa, e promuovere con questa occasione, con questa scusa, anche un effetto di socializzazione. E come funziona? Raccontaci un po' come funziona. Saremo live tra qualche settimana, praticamente domani andremo già live con una prima versione, e funziona esattamente quindi così: gli utenti si iscriveranno al nostro sito, quindi via smartphone o via laptop, e potranno uploadare, siano loro diciamo cuochi provetti, quindi, fatti in casa, quindi ovviamente. Caricare le loro ricette fatte in casa. Caricare una foto di quello che possono fare. Con la ricetta. E poi, con la ricetta, se vogliono, possono descrivere il piatto, anche perché viviamo in una città Boston multinazionale, quindi non sarà chiaro per tutti, con la descrizione fa sempre piacere, e posteranno questa foto online, quindi altri utenti, noi pensiamo, metti quando finiscono di andare da scuola o dalla palestra o dall'ufficio, possono vedere, diciamo, le offerte che ci sono, nella loro vicinanza, no, nel loro vicinato, per andare a casa. Nei dintorni. Cioè io posso bussare a qualsiasi persona lì vicino dove passo, scusi, so che hai preparato le lasagne fatte in casa e mi piazzo in casa? Sì, ci sarà questa opzione, se il cuoco, diciamo, vuole, se è interessato, diciamo, a conoscere nuove persone, perché appunto... la parte social è quella che ci interessa molto. Cioè io mi fiondo in casa, in pratica mi social networkizzo. Esatto. Una serata, se non hai voglia di cucinare da solo o hai voglia di provare qualcosa di nuovo, potrai fare il tuo, cercarlo online e niente. Dove sarà online? Sarà online, diciamo, un po' dappertutto. Ovviamente siamo in contatto con diversi amici e cuochi. Abbiamo contattato anche qualche studente che sta studiando in scuole di cucina, e quindi loro possono usarlo, diciamo, come palestra e per incominciare a farsi, diciamo, un network anche loro, no? E possono guadagnare dei soldini volendo. Dobbiamo innanzitutto dire che pubblicheremo fra un po' sulla nostra pagina Facebook un sondaggio, credo sia un sondaggio, un contest, una gara, del Mass Innovation Nights, dico bene, tra le startup di foodie, di appassionati del cibo, e l'ha indetto la Canadian Trade Commission, dico bene? Esattamente. Fra un po', quindi potrete votare la migliore startup. Naturalmente, votate per Cook Radar. Ovviamente. Ovviamente perché è italiana. È l'unica italiana, l'unica startup italiana presente a questa competizione, che è il 12 di febbraio. Guarda, quindi tra due settimane. Io sto votando ora. Submit vote. Anch'io, fatto. Fatto. See results, vedo i risultati, vediamo chi è in classifica. Non male. Siamo messi bene, non c'è niente male, però abbiamo bisogno sempre del vostro aiuto, insomma, quindi. Esatto, diffondete ai vostri amici, e se c'è qualche cuoco fatto in casa, come diciamo noi,
e grazie per essere stato qui all'Italia Camo, per averci presentato questa bellissima startup. È una rivoluzione, cioè io posso, una cosa geniale. Mi posso fiondare a casa di uno sconosciuto, scusa, ho visto che sull'applicazione che hai preparato questo, posso entrare a casa tua, vieni, come ti chiami, ciao, ma nascono storie d'amore così. Vediamo e ci aggiorniamo, direi. Sentiamoci tra qualche mese. E vediamo come va. Solo un italiano poteva fondare una bellissima cosa del genere. Grande, complimenti. E grazie per essere stato con noi. Grazie. Grazie e complimenti per la trasmissione. Grazie. E resta qui ad ascoltarci, perché fra un po' avremo anche un cialtrone che ci prepara delle cose impensabili. Ecco. È già, lo sento già in onda. Sì. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ragazzi. Ciao. Ciao. Dunque, tu hai parlato del cialtrone e lui chiaramente è immancabile, perché quando lo nomini, purtroppo poi lui risponde sempre, come tu ben sai, no? In collegamento con la terrazza, la cucina di Zoomix, alla fuga dei fornelli. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Oh, questa idea, c'est fantastique. C'est fantastique. C'est fantastique. Oh, ma io ho preparato una cosa molto importante, molto di trend. Sì. C'è un cuoco, uno chef newyorkese, sì, che je l'ai préparé le cronat. Ah. Qu'est-ce que c'est le cronat? Che cos'è il cronat? Un po' croissant, un po' donut. Ah. C'è anche il dauphin. Oh, il dauphin, che è un po'... Le dauphin, c'è metà donut, metà muffin. Muffin, certo. C'è anche il tawny, metà tarte, metà brownie. Sì. C'è il cookie, c'è, sì, metà croissant, metà Oreo. Ho capito. Ramenburg. Ecco, tutte queste confusioni, queste, sì, metà e metà. Sì. Io ho avuto anche un'idea molto importante. Ah, sentiamo. Senta, allora. Oh, tu hai le... ingurgité dans le sebut, dans la bocca, improvvisamente dans le sol but, in un sol botto, sì, un sol boccone, tutto insieme, sì. Voi mettete le cronat che, sì, è già un insieme tra, sì, croissant e donut, sì, sopra un dauphin, metà, sì, donut, metà muffin, sì, ma mettete sopra sempre uno smenute, sì, le marshmallow caldo. Sì. E cioccolato tra due cracker Graham. Oh mio Dio, sì. Più un donut. Sì. Mettete sopra insieme, sì, le tawny. Mettete insieme le, sì, cookie. Sì. Tutto insieme. Sì, tutto insieme. Tutto in un solo botto. E mangiamo. Prego. Ora faccio, assaggi, questa. Faccia la prova. Oh mio Dio, di nuovo. Ma la Matteo. Ma perché si mangia? Ingurgita queste schifezze. Pronto? Dalla fuga dei fornelli? Pronto? Niente, è andato. Certo che, cioè, già mescolare il dauphin, il donut, muffin, croissant, lui sperimenta, capito? Lui sperimenta. Sì, ma sperimenta, però aumenta sulla sua pelle, poi, tra l'altro, incredibile. Aumenta le schifezze. Esatto. Ma guarda, io ho assolutamente bisogno di ricette serie, di consigli seri. Sì. Lo chefismo ci apra le porte. Se ci risponde al telefono, chissà. Pare di no. Pare che non ce la facciamo, e va bene. Allora saltiamo alla prossima settimana. La mandiamo alla prossima settimana. Allora, Marisa Iocco, se stai ad ascoltarci e non puoi contattarci, sappi che è colpa dei nostri ascoltatori, che non fanno altro che intasarci la linea. Si intasano, esatto, la linea, perché, tra l'altro, dobbiamo dirlo, i nostri ascoltatori possono scriverci, ricordiamo l'email, ora la dico bene, l'Italia chiamò show, tutto attaccato senza apostrofo, sì, SHW, show, l'Italia chiamò show, @gmail.com, stanno continuando a scriverci, e soprattutto stanno scrivendo perché vogliono questi regali, cioè i regali che hanno ricevuto a Natale. Sì. Che non gli, uno non gli, non gli piace. Loro ricicla, come diceva Federici, tu ricicla il regalo. Noi, cioè, possiamo dare loro un regalo diverso, un omaggio dell'Italia chiamò. Okay. E loro ci stanno scrivendo, e la prossima settimana leggeremo queste lettere. Sono curioso. Il regalo è vero? Sono curioso. Allora contattateci sempre attraverso Facebook, che fra poco posteremo anche il sondaggio di Cookradar, e pubblicheremo anche il video di Aris Neja e Petra Conti, mm-hmm, e soprattutto visitate il nostro blog all'italiachiamo.com
www.wordpress.com. Mm-hmm. Per ascoltare la nostra puntata indifferita tra startup, pirouette e quanto più ne ha e più ne mette. Esatto, sta rima. Questa è bella, complimenti, complimenti. Un saluto 5. Da Emanuele Capuano e Stefano Marchese, grazie per essere stati con noi, alla prossima settimana. Ciao! Ciao! Accendi la tua radio, sintonizzati e l'Italia chiamò. L'Italia chiamò.